Rientriamo in studio, ci ha raggiunto Pietro Tarasi, presidente di Coldiretti Cosenza. Benvenuto presidente innanzitutto nei nostri studi. Grazie. E allora, oggi parliamo di crisi idrica, approvvigionamento idrico. Qualche buona notizia potrebbe arrivare, sei venuto a portare qualche buona notizia, diciamo la verità. Ma andiamo con ordine, perché i problemi idrici ovviamente sono problemi atavici un po' per certi versi in Calabria, soprattutto parliamo dei produttori silani, giusto? Certo. E l'anno scorso è diventata non problemi, ma una vera e propria crisi grazie alla siccità, mesi e mesi di siccità. Ma andiamo a riassumere, perché qua si parla dal 2003, problemi che, insomma, una quindicina d'anni di problemi, adesso potrebbe essere arrivata, non dico una svolta, ma sicuramente una buona notizia. Andiamo però a riassumere quella che è la storia di questo problema innanzitutto. Tu parlando insomma, a microfoni spenti, è un qualcosa che deriva dal 2003, nasce nel 2003. Sì, in effetti è un problema che si sta trascinando ormai da molto tempo. A dire la verità nasce nel 99 quando con i decreti Bersani subentra una nuova normativa per quanto riguarda il regime di concessione di acque pubbliche, dando ad Enel e allora, soprattutto ad Enel, dando una concessione sì trentennale rispetto a una che era invece perpetua, però gli rimangono le stesse quantità di acqua che erano diciamo a disposizione della vecchia concessione. È un tecnicismo, mi rendo conto, però questa è veramente la nascita di tutta questa storia. Di fatto, di fronte a una riduzione di portate d'acqua, cioè in effetti negli ultimi 40 anni c'è una diminuzione notevole di acqua, mantenere le stesse concessioni ha determinato un conflitto fra le società elettriche e idroelettriche e gli agricoltori. Questo conflitto si è generato sostanzialmente in un blocco delle concessioni a uso agricolo. Ora c'è una norma che praticamente dà delle priorità. Al primo posto mette l'acqua per uso umano, al secondo posto per uso agricolo, al terzo posto per uso industriale. Questa rivendicazione che si sta trascinando, come dicevi tu, dal 2003 non è mai divenuta a un fine. Tant'è che più volte questo conflitto è nato, è stato poi in qualche modo risolto temporaneamente, ma non c'è stata mai detta la parola fine. Tra l'altro l'anno scorso io credo che ci sia stato praticamente forse l'apice di tutte queste problematiche con tutto quello che è successo. Sì, perché l'anno scorso poi ai noi, ad alcuni agricoltori che gli era stato impedito di fatto di chiedere le concessioni per questioni diciamo di carattere politica generale, si sono trovati anche delle multe, trattandoli come se fossero dei ladri di acqua. Degli abusivi, cose che invece non è certamente nelle intenzioni, anche perché dal 2003 ad oggi nel frattempo si è affacciata questa nuova, diciamo, questo nuovo modo di produrre da parte degli agricoltori silani che ha successo in tutta Italia, perché la patata della Sila IGP ormai è diventato un must veramente importante, riconosciuto da tutti i mercati nazionali. E tutta la grande distribuzione si fregge di questo marchio che comincia a diventare veramente importante. Allora, detto questo, oggi ci troviamo in una situazione in cui finalmente la Regione Calabria è riuscita a redimere la questione, tant'è che abbiamo oggi concordato, grazie anche agli stimoli che Coldiretti più volte ha fatto su questo problema, siamo riusciti a redimere oggi il modo per poter chiedere finalmente le concessioni. Quindi da domani gli agricoltori possono chiedere le concessioni a uso irriguo, abbiamo concordato anche un percorso di semplificazione per poter fare questo. Sapete che la Coldiretti sulla semplificazione ormai da anni che si sta battendo, sempre nell'ambito della norma, quindi senza stravolgere la norma, però ecco, questo percorso agevolato permetterà nei prossimi giorni, dove faremo girare alcuni tecnici che prenderanno, diciamo, andranno a verificare queste richieste di concessione, potranno permettere finalmente quest'estate di irrigare in tutta tranquillità. È una situazione provvisoria che però sta andando a definizione, perché nel prossimo anno ci è stato promesso che si definirà definitivamente. Questo credo che sia una buona notizia, soprattutto perché finalmente gli agricoltori possono serenamente continuare il loro lavoro, ma soprattutto mantenere quel livello di qualità che richiede un prodotto di eccellenza come la patata della Sila, che parte anche dal rispetto delle norme, perché comunque noi abbiamo fatto una scelta di grande eticità nel momento in cui abbiamo perseguito questo tipo di percorso. Ecco, tu sei praticamente reduce da Catanzaro, sei appena rientrato da Catanzaro e ci porti questa notizia molto importante per l'agricoltura e soprattutto per questi produttori silani. Io ti chiedo poi praticamente adesso, gli agricoltori,
i produttori, cosa devono, cosa, non cosa devono attendersi, cosa devono fare, quali sono i primi passi? Ma è semplice, devono semplicemente compilare un modellino, chiaramente noi metteremo a disposizione dei tecnici, dovranno compilare questo modellino e dovranno corredarlo di alcuna documentazione, che è molto semplice, una piccola relazione tecnica, alcuni versamenti semplici, tra l'altro la concessione d'acqua costa pochissimo, perché costa per la regione 40 euro all'anno, quindi è una cosa banalissima. Dovranno corredarla anche di cartografia adeguata e dichiarare quali sono gli ettari da coltivare. Quattro cose che abbiamo definito che sono la base di norma, lo facciamo con grande perizia ma anche con grande velocità, e questo porterà gli agricoltori finalmente a definire una questione, almeno cominciamo a vedere la luce rispetto a quello che è una problematica che ormai doveva essere prima o poi realizzata. Ringrazio, anzi ne approfitto, il dirigente Comito che si è messo a disposizione, anche l'autorità di bacino, perché il combinato disposto, così per dire, dei due organi è riuscita ad arrivare a conclusione. Poi l'assessorato all'agricoltura, il dipartimento, ha stimolato questo incontro, quindi siamo riusciti ad andare a buon fine. Credo che sia un buon risultato, chiaramente vedremo poi nei prossimi giorni gli sviluppi. Ecco, prima di salutarti, oltre a ringraziarti per la tua presenza, ti voglio chiedere, so che non è la sfera di cristallo chiaramente, però tu hai detto iniziamo a vedere la luce, i produttori iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. E prossimo passo, prossimo step, quale può essere? Il prossimo step, una volta che noi abbiamo realizzato, cioè messo a posto la parte normativa, quindi la parte concessoria, cominceremo anche a programmare meglio, perché anche lì c'è bisogno, visto che comunque c'è una crisi idrica in corso, cioè la siccità, stiamo cercando di programmarci, questo anche con l'aiuto del consorzio di bonifica che si è messo a disposizione, di programmare un'armonizzazione delle colture in maniera tale da evitare i conflitti fra agricoltori, che forse è la cosa più spiacevole, perché noi riteniamo che gli agricoltori debbano fare il proprio lavoro con serenità, e a volte di fronte alle crisi idriche come quella che si sta verificando si possono generare dei conflitti, così come si possono generare dei conflitti fra monte e valle sui rilasci e quant'altro, ma sono tecnicismi. Però ecco, noi auspichiamo che ci sia una buona programmazione, sarà un lavoro che faremo, che già facciamo come consorzio dei produttori, che già stiamo facendo anche come Coldiretti per indirizzare gli agricoltori verso un comportamento più virtuoso. Questo sarà il prossimo tema, perché si andrà sempre di più verso emergenze idriche, sempre di più, e dobbiamo, ecco, attraverso tutta una serie di provvedimenti, anche quello di magari modificare il modo di irrigare, cioè andare verso il risparmio idrico, ecco, tutte queste cose saranno i prossimi step. Chiaramente è molto difficile, è un problema di sostenibilità economica, è un problema di sostenibilità ambientale, è un problema di sostenibilità sociale, perché comunque nel momento in cui c'è una comunità che confligge, questo può diventare anche un problema di carattere, diciamo, anche sociale. E su questo noi stiamo dando la massima attenzione, perché riteniamo che il territorio merita, perché è un territorio di eccellenza e si è in qualche modo sdoganato con un prodotto d'eccellenza. Perfetto, grazie Presidente per essere stato con noi, e in bocca al lupo per il proseguo, appunto, di questo lavoro e di questo percorso. Grazie a tutti quanti per averci seguito, e vi lascio alla nostra informazione.